dark, secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace, it's called Fernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not at Fernando's Hideaway. Olé. Professore Laurenti. Ah, se penso a quanti sorrisetti si scambiano ogni volta che vengono a trovarmi, più che sul vostro corpo, secondo me hanno messo le mani nel vostro portafogli. Che poi io gli domanderei, ma di cosa soffrirà mai un uomo che ha bisogno di tutte quante queste cure mediche? Magari è un miracolato, sta così male, ma continua a campare. Chissà, e forse la prossima volta, anziché il medico, chiameremo il Papa! Ma zitta bestia! Tu pensa a lavare, a pulire, a stirare, che alla medicina ci facciamo pensare i medici. Piuttosto vai a chiamare mia figlia Angelica, che le devo dire una cosa importante. Ecco vostra figlia. Oh, mia... vieni, vieni figliola. Capiti proprio nel momento più appropriato, ho urgenza di parlarti. Eccomi qua, dottore. Ecco, vedi figliola, è che... Oh. Dammi il bastone tu, subito! Torno subito! Corra, signore! Corra! E poi ci informi se è piacevole aver fatto! Andando e soprattutto ci informi se è simpatica! Tonina! Sì? Guardami un momento. Cosa?
cosa? Non indovini di che cosa voglio parlare? Sai che mistero! Di lui mi immagino! Del bel giovane innamorato! È da qui a una settimana che girano tutti quanti i nostri discorsi. Se non parli di lui ti viene la febbre. Beh, ma se lo sai allora perché non cominci? Ma perché non me ne dai il tempo? Ti butti sull'argomento con una tale foga, ma come faccio io a prevenirti? Hai ragione. È che proprio non posso fare a meno di parlare di lui. E poi approfitto di ogni momento per scaricare le mie attenzioni su di te. Ma tu dimmi, Tonina, quello che provo, tu lo condanni? Io non condanno niente. Pensi che faccio male a lasciarmi andare a queste sensazioni? No, anzi. Pensi che dovrei far finta di non accorgermi dell'interesse violento che lui ha per me? Oh! Delle sue insistenze così pressanti? Assolutamente! Non credi che abbia ragione a pensare che ci sia qualcosa di strano? Non so, come un segno di fatalità nel modo in cui ci siamo conosciuti. Oh, come no? E che prendere le mie difese senza conoscermi è stato un gesto di grandissima classe. Senza dubbio. Che non si poteva essere più impetuosi di così. Certo. E che il modo di comportarsi è stato il massimo della signorilità. Sicuro? Tonina, tu non trovi che sia molto bello? Bellissimo. E che il suo tipo di fascino è rarissimo. Oh, come no? E che il suo modo di comportarsi, il suo modo di essere, non lo so, c'è qualcosa di nobile. Nobilissimo. Credo che nessuna si sia sentita dire le cose che mi sono sentita dire io. Tonina, tu non hai idea della violenza! Tonina, ma non credi che sia un po' anormale una passione del genere? È vero! Tonina, cara! Ma mi stai prendendo in giro? Assolutamente. Esistono in amore amanti che meriterebbero il premio alla carriera per le loro sceneggiate. Quindi, come lui parla, potrebbe non essere sincero. Ma questo non lo so. Ma è un problema che risolveremo subito. Se si presenta a tuo padre e resiste alle sue ire, vuol dire che ti ama. Se invece si diregua come un ladro, forse, voglio dire, forse non è proprio tanto interessato alla mercanzia. Tonina, se mi ha preso in giro, giuro che non prenderò un uomo finché campo. Una notizia che forse ti prenderà di controbalzo. Ti hanno chiesta il matrimonio. Ma che fai, ridi? Oh, capisco la parola matrimonio. Non c'è niente di più affascinante, di più eccitante per una ragazza. Già immagino la tua risposta. E quindi? Il mio dovere, padre mio, è di fare quello che mi chiedete di fare. Ma come sono felice ad avere una figliola obbediente come te. E allora è fatta. Ti ho promessa mi sposo. E a me non resta che fare ciecamente il vostro volere. Mia moglie, la tua matrigna, pensava con gioia a una tua vocazione religiosa. E vi vedeva già con il velo te e la tua sorellina Luisona. È da un pezzo che aveva questo chiodo, sì. E ci credo, che squalo. Non voleva cedere a queste nozze, ma ho vinto io. Parola è data. Oh, grazie. Come siete buone e come mi sono riconoscente. Sinceramente, signore, non me lo sarei mai aspettato. È proprio vero. Che punto di morte anche più cattivi. Non abbiamo ancora visto il fortunato. Ma mi hanno detto che ne sarà veramente felice. E anche te, quindi. Oh, ve l'assicuro, papà. Ma come sarebbe a dire? Già l'hai visto? Beh, dal momento che mi avete presa alla sprovvista, ma stupendomi, vi apro il mio cuore. La proposta che vi è pervenuta non è piovuta da cielo. È la conseguenza di un colpo di fulmine, di un incontro fortuito e meraviglioso di 6 giorni fa. Un vero amore a prima vista. Ma di questo non mi hanno detto niente quelli là. A me va bene così. Anzi, finché le cose vanno come Dio le manda. Ma mi hanno detto che è un gran bel pezzo di giovanotto. Sì, papà. Un uomo, come si dice, fine,
Elegantissimo. Ottima famiglia. Figurarsi. Un signore. Il massimo. Parla e scrive tutte le lingue. Questo non lo so. Comunque fra 3 giorni si laurea in medicina. Si laurea in medicina? Ma sì, perché non te l'ha detto? Ma poi chi ve l'ha detto? Ma il Fescis. Il professor Fescis se lo conosce? Ma che razza di domanda? Ma come fa a non conoscerlo se è suo nipote? Cleante. Cleante, nipote del professor Fescis. Ma quale Cleante? Qui stiamo parlando di chi ti ha chiesto in moglie. Appunto. E appunto, è il nipote del professor Fescis. E questo figliolo si chiama Tommaso Cacherai. E niente affatto. E stamattina io, Laurenti e il Fescis abbiamo organizzato il vostro matrimonio. E domattina il mio futuro genero verrà accompagnato dal padre a presentarsi. Ma, figliola, che cos'hai? Troppe emozioni? Ti gira la testa? È che mi sono resa conto che voi parlate di una persona e io di un'altra. Ma come, figliola? Figlia mia, ma come hai fatto che... Signore! Sul serio avete organizzato questa pagliacciata? Ricco come siete, regalate vostra figlia a un medico? Sì, ma tu di che ti dici, eh? È possibile che non parlare senza far poche fiamme? Mi può dire perché ha a cuore il matrimonio con quei tipi lì? La ragione è che sono vecchio. Vecchio e malato. E siccome sono vecchio e malato, ho pensato di farmi un genere di parenti medici che mi assistano nella mia malattia. Certo. E mi garantiscano un piccolo magazzino e una piccola fabbrichetta di prodotti farmaceutici. Ecco qua. E poi, per avere ricette e consulti, a portata di mano nel momento di bisogno. Ma voi siete davvero malato, signore. Come se sono malato? Mi chiedi se sono malato? Deficiente! Va bene, signore, d'accordo, siete malato. Anzi, più malato ancora di quanto crediate. Direi malato grave. Ma vostra figlia è giovane, bella e in salute, e forse le farebbe molto più comodo un marito invece che un medico. Ma è per me che deve sposare un medico. Una figlia, come dico io, generosa e capace di slanci, sarebbe felice e raggiante all'idea di sposare un uomo che tornerà utile alla salute del padre. Oh. Da amica, signore, posso darvi un consiglio? Cioè? È meglio che ve lo dimentichiate, questo matrimonio. E perché? Perché vostra figlia non accetterà mai. Non accetterà? Sì. Mia figlia? Sì, vostra figlia. E vostra figlia mi dirà che non sa che farsi del professor Cagherai. No, tanto meno di suo figlio Tommaso Cagherai. No, di tutti i Cagherai del mondo, anzi, è più facile che mandi lei a Cagherai. Ma so che farò lei io, se permetti. Senza contare che stiamo parlando di un partito molto vantaggioso. Eh sì, perché il Cagherai accoperete solo questo figlio. E poi di rincalzo c'è il Fescis, che non ha né moglie né figli. E ha già fatto capire che lascerà tutto a suo nipote a patto che si sposi. Il Fescis è persona che solo di rendita alza 8.000 franchi l'anno al netto di tasse. Sì, tutto bello, tutto quanto magnifico, ma io torno a battere sullo stesso chiodo. Sceglietevi un altro marito, l'Angelica. Non ce la vedo proprio come signora Cagherai. Dai, io sì, invece, guarda un po'. Lo diranno quello che vogliono. Ma anch'io dirò quello che voglio. Voglio che lei confermi con i fatti la parola che ho dato. E io sono sicura che non lo farà. Lo farà, perché c'è un convento che l'aspetta e questa volta ce la sbatterò io. Voi? Sì, io. Non avrete l'animo di farlo. Avrò questo coraggio. Ma non fate l'attore! Ma quale attore? L'affetto paterno vi tradirà. L'abbraccio al cuore. Non mi tradirà. Un paparino mio dolce del tuo contatto. Basterà questo a sciogliervi come una candela. Non servirà proprio a niente. Oh, servirà. Vi dico invece che sarà irremovibile. Io non sono affatto buono. Io so essere spietato quando decido di diventare. Ma calma, signore, calma. Bisogna sempre ricordarvi che siete matto e ve lo siete dimenticato. Le ordino tassativamente di prendere il marito che dico io. E io tassativamente glielo predisco. Ma dico, ma dove siamo? Altro che impudenza, una carogna di bastarda di serva che si rivolge in questa maniera al suo padrone. C'è il padrone, dai numeri. Una serva di buon senso.
anche il diritto di usare la frusta se vuole. Ah sì? Ma io ti accorpo! È di mia competenza difendermi da voi stesso. Vieni, vieni, che ti spiego io le tue competenze. È nell'interesse di tutti che voi non commettiate follie. Ah, ruffiana! Non consentirò mai a queste nozze. Avanzo di galera! E non nasprerà neanche con un dito il vostro Tommaso Cagherà. E lei ubbidirà a me, non a voi. Lei ubbidirà a me, altrimenti la fulmina con la mia maledizione. E se lo farà, dove non avrà più un soldo? Oh mio Dio, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Non ce ne avanzo per mandarmi al creatore. Amore mio! Cosa c'è, tesoro? Non vieni qui, aiutami tu, ti prego! Bambino mio! Ma cos'è stato? Mammina! Caro! Mi hanno fatto impazzire! Oh, raccontami tutto! Oh, e quella bestia di Antonia sta sorpassando ogni limite, sta diventando sempre più cattiva con me! Ma lasciala perdere, non ti agitare! Mi boicotta continuamente qualsiasi cosa io faccio. È arrivata perfino al punto di dirmi che non sono malato. Ma che gran bugiardo! Tu lo sai, amore mio, quanto so. Anima mia, ma che cosa vuoi che ne sappia quella lì? Mi farà morire quella lì, lo so. È lei la colpa dei miei mal di fegato. Dammi la te a pensarci. Ti ho detto tante volte di licenziarla. Ma tesoro, hanno tutti qualcosa che non va. Devi far finta di niente e prendere il meglio. Almeno questa qui è brava, coscienziosa, gran lavoratrice, fedele e soprattutto onesta. E tu sai che cosa significa avere delle strane in casa. Antonietta! Comandi? Si può sapere perché fai arrabbiare mio marito? Io, signora? Io che non chiudo occhio giorno e notte, signora? Io che lavoro giorno e notte per essere felice se lui lo è. Oh, che colpo al cuore le sue parole. Mia bastarda, ma grande attrice. Il signore ha detto che avrebbe dato la signorina in sposa al figliolo del professor Cagherai. E io ho semplicemente risposto che trovavo il partito eccellente. Semplicemente ho aggiunto che l'alternativa del convento potrebbe essere una soluzione molto più adatta per una ragazza come l'Angelica. Ma amore, tesoro, devo dire che in fondo Antonietta ha ragione. Ma amore mio, ma io ti chiedo aiuto e tu ne dai retta, eh? È una carogna, un mostro questa qui. Non ha fatto altro che vomitarmi addosso insulti uno dopo l'altro. Suo amore, ora rilassati. Quanto a te, Antonietta, un'altra sola parola poco carina nei riguardi di mio marito e vai fuori di casa. Su, amore, rilassati adesso. Amore mio, sei la mia sola consolazione. Amore, caro. Cercherò almeno di ricambiarti. Te l'ho detto, ho deciso di fare il testamento. No, amore mio, no, ti prego, smettila di parlartene. La sola parola testamento. Mi mette addosso un brivido, un senso di gelo. È una parola raccapricciante, amore. Amore, ma se ti avevo detto di parlarne con il tuo notaio. E di là. Ma allora, cosa aspetti a farlo entrare? Amore, ma tu lo sai che quando siamo una persona non si ha la testa per questo genere di cose? Amore, ma lo chiamo subito. Oh, sì. L'ho fatto venire apposta. Sì, amore, sì. E prego. Ah, entrate, signor Bonafede, entrate, entrate, e accomodatevi pure. Eccoci qua. Dunque, caro Bonafede, voi non potete lasciare nulla alla signora a titolo testamentario. E perché? Negat consuetudo. E che cos'è? Lo vieta la prassi. Se foste in un paese dove vige il diritto scritto, la signora potrebbe beneficiare. Ma qui,
Dove vige la consuetudine, il lascito è impossibile. E comunque la disposizione testamentaria sarebbe nulla. Tutto ciò di cui possono disporre marito e moglie, legittimamente congiunti in matrimonio, è una reciproca donazione tra vivi. E non basta. Bisogna anche che non ci siano figli, né dei due coniugi, né di primo letto di uno dei due, al momento che uno dei due venga a mancare. Ecco una consuetudine fatta apposta per irritarti. Che un marito non possa lasciare nulla ad una moglie dalla quale sia stato amato. Mia moglie mi ha davvero consigliato bene. Solo una persona retta di valori come lei fa proprio al caso mio. Ma allora, come possiamo fare per intestare tutte le mie sostanze a mio amore, amore, spogliando le mie bambine? Come fare? Dobbiamo prima un attimo che controllo. Ah. Sì. Come fare? Come fare? Nulla vieta intanto che voi scegliate con discrezione tra gli amici della signora qualcuno a cui lasciare a titolo testamentario, con un atto formalmente ineccepibile, tutto quello che supera la quota legittima spettante ai figli. Poi questo qualcuno provvederà a reintegrare la signora. Oddio, fin tanto che il cielo vi tiene in vita. Bambino mio, ma te l'ho detto, se tu mi venissi a mancare io non ce la farei per una sola di più. Ma amore, il solo rimpianto che avrò se muoio è quello di non aver avuto un bambino da te. No. Ma non esiste l'ultima parola, signori. Comunque, dobbiamo fare il testamento come dice il dottore. Ma intanto per cautelarci, io ti do subito 20.000 franchi in oro che ho nascosto nella tessiera del letto e due assegni pagabili al portatore che mi sono stati accreditati, uno dallo studio da Mozzi e l'altro dal Vecchiatti. No, amore mio, no, ti prego non darmi dei soldi. Quanto hai detto che c'è nella tessiera? 20.000 franchi, gioia santa. Ah no, amore, tu lo sai che tutto l'oro del mondo non vale neppure il tuo dito mignolo. A proposito di mignolo, quanto hai detto che vale questo anello? 4.000 franchi, gioia santa. Ma vogliamo passare alla stesura dell'atto, signori? Sì. Ma siamo qui per questo. Ma saremo meglio sulla mia stanza da lavoro. Amore mio, fammi da bastone. Ma certo. Accompagnami tu. Santo bambino mio. Gioia mia, là c'è un notaio. La signora non perde tempo, sta sicuramente tramando contro tuo padre e lui ci sta cascando dentro con tutte le scarpe. Lui può disporre dei suoi soldi come vuole, basta che non disponga del mio cuore. Ma hai visto con quanta ferocia lo stanno raggirando? Ecco, ti prego, lasciati solo in mezzo a questo branco di lupi. Ma chi ti lascia solo a te? Senza di te che cosa camperei a fare? Lasciamola fare. Venga pure a farmi le sue confidenze. Io farò finta di stare con lei e con tuo padre. Tu però ti devi fidare di me. Come facciamo ad avvertire i creanti di questo dannato matrimonio? Proviamo a usare il Pulcinella. Quel vecchio strozzino che mi fa le serenate. Regalargli un servizietto mi costerà qualche smorfietta, ma gliela regalerò pensando a te. Buonanotte. Siete voi? Che cosa siete venuto a fare? Sono venuto a conoscere il mio destino, a parlare con Angelica, a interrogare il mio adorabile oracolo sui suoi sentimenti per me e poi soprattutto a vedere come la mettiamo con questo matrimonio di cui ho sentito parlare. Sì, ma non è che potete arrivare qui e pretendere di parlare ad Angelica. Non so se lo avete capito, ma signorina Angelica vive praticamente segregata e se l'avete incontrata è soltanto perché una vecchia zia si è incaponita per farsi accompagnare a fare delle compere. Quindi bisogna tenere la vostra presenza ben nascosta. E infatti io non vengo qui né come cliente né tantomeno come innamorato. Io sono soltanto un amico del professore di canto che è già stato informato e non gli interessa nulla se per una volta prende il suo posto. Bisogna studiare un piano. Ma mio padre, nascondetevi, vi annuncerò come una... 7, 8,
9, 10, 11, 12. Il professor Fesch mi ha raccomandato al mattino di passeggiare nella mia stanza e di fare 12 passi avanti e 12 passi indietro. Oddio, mi sono dimenticato di chiedergli avanti dove e indietro dove. Signore di là! Non mi strillare nelle orecchie, mi stai spaccando il cervello. Volevo dirvi che di là c'è una persona che vorrebbe parlarvi. Falla entrare. Signore, sono felice di trovarvi in piedi e constatare i vostri meravigliosi progressi. Ma quali progressi? Questa è una bugia belle buona. Non vedete che sta male come prima, se non addirittura peggio di prima. E chi mette in giro certe voci non è nient'altro che un bugiardo. Sì, sì, sì. Veramente mi era giunta voce che si fosse rimesso e anche a guardarlo mi sembra in forma ottimale. Ma vorrei proprio sapere cosa significhi per voi forma ottimale. Mangio, beve, dorme come chiunque altro. Ma ciò non toglie il fatto che egli sia terribilmente malato. È la pura verità. Sì. Signore, se è così mi dispiace, io non volevo offenderla. Ad ogni modo, io vengo da parte del professore di canto di vostra figlia. È dovuto andare fuori città, purtroppo, e ha pregato me, che sono un suo amico e collega, di prendere il suo posto. Sa, temeva che, interrompendo le lezioni, la signorina dimenticasse anche quello che aveva imparato con lui. Bene, e allora, Antonietta, vai a chiamare mia figlia. Ma forse è il caso che accompagni io il maestro di canto nella stanza della signorina. No, no. Fai venire qui lei. Ma se non si applica da sola, imparerà ben poco. Imparerà, imparerà. E poi tu, impicciati delle cose tue. Ma io lo dico per voi. Tutto ciò non farà che aumentare il vostro mal di testa. E così rischiano di saltarvi i nervi. Per non parlare del cervello che ormai è quello che... Non c'è nessun pericolo. A me la musica piace. E poi sarai felicissimo di partecipare. Ah, ecco la mia figlia. Vieni avanti, figliola. E tu, Antonietta, vai a vedere se la signora ha finito di prepararsi. Dunque, figliola, volevo dirti che il tuo maestro di canto è andato fuori città per qualche giorno. Ma ha mandato un suo collega a sostituirlo. Eccolo qui. Chi hai? Amore mio, sei sconvolta? È che... Ma che cos'è che sei stravolta, amore? È che in questa stanza sta succedendo qualcosa di strano. Come qualcosa di strano? Stanotte ho sognato di essere in pericolo, fino a che un uomo non veniva a salvarmi. Sì. La cosa incredibile è che quell'uomo è in questa stanza. Oh, ma... Voglio dire che il maestro qui presente è identico all'uomo che ho sognato tutta la notte. Ah... Che dire, signorina? Occupare i vostri pensieri è stato un modo veramente ottimale di passare la notte, spero anche un po' il giorno. E sarei forse l'uomo più felice del mondo. Avete ragione, signore! E sono arrivati i signori Kegrai! Padre e figlio! Che genero! Che genero! Quel ragazzo avrà detto sì e no due o tre parole, io ne sono rimasta lì. Già affascinata dal suo savoir-faire! E vostra figlia sarà pazza di lui, signore! Oh, nozze, nozze! Mia figlia si sposa! Non le abbiamo ancora fatto conoscere il suo promesso, ma è arrivato in questo istante! Siete capitato proprio al centro di una festa! Che fortuna che avete avuto! Onoratissimo di partecipare alla festa, signore! Pensate che il figlio di un grandissimo medico e si sposeranno fra 4 giorni. Ah, ma che bello! Anzi, fatemi un favore, avvisate voi il maestro di canto che venga alle nozze, al matrimonio. Non mancherò. Ma anche voi, naturalmente. Ah, troppo onore. Scusate, professore, ma il professor Fesci se non vuole che io mi scopra il capo. Sto parlando a uno del mestiere e sa benissimo a quale conseguenze andrei incontro. Per noi medici non c'è momento in cui dimentichiamo.
abbiamo la priorità dei nostri pazienti. Noi facciamo sempre visita, non siamo mai in visita. E siamo qui, signor Gioia, mio figlio Tommaso, il signore, signore, ora che ci sarei dovuto, noi riusciamo a ci per esprimere il nostro chiedere di andare con il nostro al massimo il quale è finito, e posso semplicemente con un pezzo cercherà di ammazzare la nostra vostra completa disposizione. Che si capisce. Signore, io in lei onoro, ho tempo ed osservo un secondo padre, ma un secondo padre vorrei correggermi, a cui sono più debitore che al primo. Il primo mi ha fatto e il secondo invece voi mi avete scelto. Al primo appartengo in quanto oggetto, cosa? Frutto del suo corpo, mentre voi in quanto oggetto uomo è frutto della vostra volontà. E nella misura in cui le strutture narrative si situano al di sopra delle strutture a livello spirituale, io mi sento invadere di questo mio margine in eccesso per il mio essere, per diventare figlio, per la quale appunto sono venuto oggi, prima della ratifica, a rendervi i miei umilissimi e devotissimi omaggi. Escono questi geni di ragazzi. Io ma questo bravo giovane sono un essere timida. È previsto il bacio? Sì. Signora, io in lei onoro o tempo ed osservo una seconda madre. Una seconda madre? E la moglie dov'è? E adesso arriva. Ma cosa faccio, papà? Aspetto. Continua con i complimenti alla figlia. Sì, signorina, né più né meno della statua di Memnone, che emetteva suoni armoniosi ogni qualvolta fosse investita dai raggi del sole, allo stesso modo io mi sento invadere di un impulso erotico affettivo alle vostre della vostra bellezza, per la quale sono venuto oggi ad appendere all'altare delle vostre grazie la mia promessa di diventare il vostro umilissimo e devotissimo servo e marito. Ecco che cosa significa studiare, altro che le solite frasi fatte. Sì, sì, è un genio, un genio. E voi, maestro, che ne pensate? Ah, un portento, sì, un portento. Se eserciterà la professione di medico con la stessa naturalezza con cui vuole l'oratore, farsi curare da lui sarà un piacere. Oh, non c'è dubbio! Se curerà i pazienti come parla, otterrà risultati stupefacenti. E quasi quasi mi dispiace di sentirmi così bene. E spero proprio di ammalarmi. Professore, ma avete visto che è successo vostro figlio? Il nostro illustre neo dottore! Pensate che non mi viene in mente una gioia maggiore di quella di mettermi in casa signore, un ragazzo come questo. Signore, guardi, ho qui la mia tesi di laurea. Se me lo permette vorrei leggerla alla signorina. Signore, non serve che io legga, non ci capisco più. Ma datela a me, signore! Guardate, ci sono le figure, sarà buona da appendere in camera. E allora, signorina, posso invitarla a quello che... Posso invitarla a quello che io amo chiamare teatro obitorio, la dissezione del cadavere di Lodana a cui seguirà il mio intervento. Ma quanta cosa a questo ragazzo! Pensate, ancora c'è chi accompagna le proprie ragazze a vedere i soliti spettacoli a teatro, ma volete mettere con la raffinatezza di una bella autopsia? Ma... per il resto, nessun problema, in quanto a mascolinità e propagazione della specie. Dalle analisi fatte risulta che il ragazzo è praticamente perfetto, presenta un elevato tasso di virtù prolifica e una struttura passionale adatta al rapporto con la donna, nonché alla procreazione di bambini di ottima fattura. Professore, ma non rientra per caso nei vostri progetti l'eventualità di introdurlo nel vostro ambiente, spingendo qua là per fate ottenere qualche incarico di prestigio, qualche incarico al servizio dei grandi? Se devo parlarvi con franchezza,
La nostra professione, quando è al servizio dei grandi, non è tra quelle che io reputo invidiabili. Per noi altri è molto meglio accontentarsi della media clientela. La media clientela è comoda, non bisogna rispondere di nulla a nessuno. E una volta che il proprio comportamento è uniformato a quello degli altri, cascasse il mondo. Si è in una botte di ferro. Così non è quando si è al servizio dei grandi. Qui c'è la seccatura che se qualcuno di loro si ammala, non può sentire ragione. Pretende che il medico lo guarisca. Ah, e queste sì che sono da ridere. Questo poi, guarirli, come se guarirli fosse un vostro compito. Ma proprio non capiscono che voi avete ben altre mansioni, tipo girare di casa in casa, prescrivere medicine, riscuotere lo stipendio e guarire. Oh, e boh, se ne sono capaci, guariranno da soli. Maestro, ma perché non fate cantare mia figlia così, giusto per intrattenere un po' gli ospiti? Non aspettavo che un vostro cenno. Stavo giusto pensando tra me e me se non fosse il caso di farvi sentire qualcosa, così giusto per intrattenere. Sì. Tenete, questa è la vostra parte. Vi faremo sentire l'operetta che va per la maggiore in questo periodo. La vostra parte. La mia parte. No, non siete timida, signorina. Anzi, perdonate me purtroppo perché questa sera non ho una gran voce, ma... Tenete conto che esibirsi è la signorina. Ma i versi sono belli. Intendiamoci, è soltanto una piccola parte, un estratto, sì. Magari anche con qualche improvvisazione qua e là. Bene, allora cominciamo. Bene. Allora, la storia è questa. Siamo a teatro e un pastore è lì con lo sguardo fisso sullo spettacolo appena cominciato. Quando ecco che un battibecco alle sue spalle lo distrae. Si volta e vede un tizio brutale che copre di insulti una povera pastorella. E allora subito il pastore si schiera dalla parte della pastorella, mette a posto il brutto ceffo. Poi getta un'occhiata alla pastorella che, quasi imbarazzata da un intervento così gentile, lo ringrazia. Ma da quel momento ogni sguardo, ogni singola occhiata diventa un dardo infuocato che gli trapassa il petto. Lo spettacolo intanto va avanti senza che lui ormai riesca più a farci caso. Lui e lei se ne vanno e subito nel pastore nasce un senso di angoscia, di distanza. Perché ha paura. Ha paura di non vedere più quello che per così poco ha visto. E allora cosa fa? Si ingegna ad avere la gioia di quella vista di cui conserva notte e giorno il ricordo. Ma gli traccia i suoi piani la stretta sorveglianza in cui è tenuta la pelle. Allora, con la sfacciataggine che soltanto gli innamorati hanno, chiede la bella di sposarla tramite un biglietto che gli fa recapitare. E lei accetta. Tutto bello, tutto perfetto. Finché non arriva la notizia che il padre vuole darla in sposa ad un altro. Io ora lascio immaginare a voi la profondità della ferita inferta al pastore. Sembrava fosse stato colpito da un fulmine, poveraccio. Torturato dall'idea di vedere colei che ama nelle braccia di un altro. E allora la disperazione, la collera, l'amore gli suggeriscono il modo di entrare nella casa della pastorella perché vuole sentirlo da lei. Vuole sentire dalle sue labbra quali sono i suoi sentimenti per lui e il suo destino. E pensate, qui addirittura si trova coinvolto nei preparativi stessi del matrimonio. Si scontra faccia a faccia con il miserabile rivale che il padre gli contrappone. Ah, e lo vede trionfante questo rivale da farsa, tutto tronfio del bel regalo che gli hanno fatto. Questa vista riempie gli occhi del pastore una collera che gli fatica a padroneggiare. Getta occhiate languide alla sua pastorella. E soltanto la presenza del padre, soltanto la buona educazione gli impediscono di utilizzare un linguaggio che non sia soltanto quello degli occhi. Alla fine, il nostro eroe rompe ogni barriera e l'ondata del suo sentimento lo porta a dire così. Filippo, è troppo sopportare, esci dal tuo mutismo e dimmi cosa vuoi. Cosa c'è nel mio destino? Esco di scena o torno a sperare? Eccomi dirsi, guardami, eccomi ai piedi tuoi. Non accusarla vittima, non chiederle perché. Leggi i miei sospiri, guarda gli sguardi miei come parlano per me. Scusate, ma il padre della pastorella cosa dice di tutto questo? E il
padre niente. Come niente? Sente tutte queste stupidaggini e non dice niente, non replica. Non capisco proprio come possa succedere. Beh, se vogliamo dirla tutta. No, basta così, per carità. Questo test è davvero di pessimo esempio e poi non ha divertito nessuno. Il pastore è un villano. La pastorella, oh mio Dio, meglio che stia zitto. Altro che la mia adorabile fanciulla. È indecoroso comportarsi così con un genitore. Ma datemi un po' questi fogli, che voglio proprio leggere l'autore. Ma qui non c'è scritto niente. È veramente... Non mi interessa. Comunque, arrivederci e tante grazie, signor maestro. Del vostro concertino indecoroso ne avremmo fatto volentieri a meno. Volevo solo intrattenervi. Oh, stupidaggini non intrattengono nessuno. Amore mio, ti presento il figlio del professor Cagherai. Signora, io in lei onoro o templo e lo seguo una seconda madre. Come espresso più volte dai naturalisti, il detto fiore eutropio... Signore, sono felice di fare la vostra conoscenza. Signora, mi avete interrotto e adesso non so come continuare. Dovrò ricominciare tutto da capo. Ne faremmo volentieri a me. No, Viola, su. Dai una mano a questo fiore, così festeggiamo, ufficializziamo questo fidanzamento con gli anelli. Su. Vi scongiuro, non precipitiamo le cose. E date sia a me sia a lui almeno il tempo di conoscerci. Ma signorina, io la conosco benissimo così. Se il signore va di corsa, non vedo perché debba correre anch'io. Ad essere sincera, la vostra personalità non ha sufficientemente impressionato il mio cuore. Ma sì, sono tutte cose che verranno dopo con il matrimonio. Prego, datemi tempo. Il matrimonio è una catena alla quale nessuno si deve legare con la forza. E se il signore va di corsa, non deve accettare una persona di sposarla solo perché è costretta. Signorina, io posso accettarvi così dalle braccia di vostro padre. È un brutto modo farsi amare con la forza. Ma signorina, gli antichi avevano l'uso di rapire le donne da marito dalla casa dei genitori con la forza, per non far sembrare che fossero loro a voler andare via, per non far sembrare tutto ciò sconveniente. Gli antichi, signore, erano gli antichi e noi siamo la gente di oggi. Se vogliamo sposarci, sappiamo benissimo farlo da sole. Se voi mi amate, dovete volere tutto quello che voglio io. Certo. Ma hanno inoltre limiti imposti dal mio cuore. Sì, ma la vera prova dell'amore è di regalare a quella che si ama la propria volontà. Smettetela di discutere. Il signore è uscito fresco di collegio e vi metterà sempre nel sacro. E poi non capisco perché vogliate rinunciare e appartenere al corpo accademico. Ma forse lei ha in testa qualcun altro. Anche se fosse, sarebbe qualcuno di cui non avrei nulla da vergognarmi. Scusate, ma che parte reciti ho qua dentro? Amore, fossi in te non la forzerei per nulla a sposarsi. So bene io che cosa le farei. So benissimo quello che foresto e so anche il vostro affetto per me. Ma forse i vostri consigli non sono i consigli ideali da seguire. Io vorrei sposarmi per amore e vorrei un marito che mi faccia bruciare il cuore. Ci sono ragazze che si sposano solo per poter uscire fuori di casa e fare finalmente i propri comodi fuori dallo sguardo dei genitori. Ce ne sono altre, signora, per le quali il matrimonio è un investimento, un puro e semplice fatto di interesse. Si sposano per poter godere un giorno la legittima morte del proprio caro marito, passando da un uomo a un altro come
passa da uno sportello bancario all'altro. Tutto sommato, pochi problemi nella scelta. Un marito vale l'altro. Dipende dal peso del portafogli o dai misteri del conto in banca. Vi trovo con una gran verve di moralista quest'oggi. Vorrei tanto sapere che cosa volete dire con questo discorso. Nulla oltre quello che ho già detto, quindi niente di nuovo. La vostra aria da Ockham mi sta facendo veramente impazzire. Lo so che volete che vi offenda a mia volta, ma oggi non risponderò alle vostre provocazioni, signora. La vostra maleducazione non ha eguali. La vostra aria da superdonna fa ridere i polli. È inutile, signora, non otterrete nulla. Manterrò la calma a dispetto vostro. Anzi, per non farvi perdere tempo, tolgo il disturbo della mia presenza. Angelica, ascoltami bene. Non hai scelta, eh? Scegli tu. O sposi fra 4 giorni questo bravo giovane, o sposerai un convento. Amore mio, non darti pensiero, l'aggiusterò. Caro, vado a fare delle commissioni in città, amore. Vado e torno. Amore mio, passa dal notaio e che si sbrighi con quella cosa lì. Ma certo, amore, ciao piccolino. Ciao, ciao. Amore mio, ciao. Oh, quanto mi vuole bene il tuo amore. Signore, col vostro permesso, noi prenderemo congedo. Ma professore, ma già che ci siete, mi dareste una guardatina? E come mi trovate? Ma con piacere, Tommaso, l'altro braccio. Sentiamo se la tua diagnosi è degna di un grande clinico. Windiges! Dico che il polso del signore non batte come dovrebbe. Bene! Lo definirei duro, durissimo, anzi, durissimus! Ancora bene! Aggiungerei tachipirinico, tachimetrico e tachiplegico. Benissimo! Concluderei direndo aritmico, aritmetico e aristotelico. Eccellente! In sostanza si può dedurre che il problema è nel parenchima splenico, o in altre parole la... milza. Ottimo! Il fascis sostiene che dipende tutto dal fegato. Appunto, data la stretta simpatia, quasi la parentela che corre tra i due organi, tramite il vas breve del pirolo del quadrato sull'ipotenusa, il fecis vi avrà consigliato carne arrosto. No, solo carne bollita, mi sa. Appunto, arrosto, bollita, siamo lì. Sempre molto bravo il fecis, sempre molto cauto nelle sue prescrizioni. Signore, non potreste trovarvi in mani migliori. Già, sì, ma professore, quanti grani di sale vanno messi in uovo? 2, 4, 6, 8. Sempre numeri pari comunque. Al contrario delle supposte, sempre numeri dispari. Oh. Ne avete prese 2? Sì! Ma allora correte ad infilarvi la terza! Ma di corsa! Corro, Tommaso! Corro! Passando davanti alla camera dell'Angelica, ho visto un giovanotto. Un giovanotto nella stanza di mia figlia? Eh già. E c'era anche lì la Luisuna, la sorellina. Ah. Fatti raccontare da lei, amore. Chissà che belle notizie. Bene, portamela qui, amore mio, che l'aggiusto io. Vai, portamela qui. Hai capito la spudorata perché era così cocciuta? Adesso la sistemo io, la sistemo. Brava, brava la mia figliola dorata. Brava, mia figliola dorata. Vieni, la mia carissima Luisona, vieni. Cosa c'è, papà? Vieni. Ma mi hai detto che mi volevate? Sì, sì, guardami bene negli occhi, non hai niente da dirmi? Se volete, per farvi passare il tempo, posso raccontarvi la storia di Pelle d'Asino o della volpe del corvo, ne imparate oggi a scuola. No, non è proprio questo quello che volevo. Sì, allora cosa, papà? Lo sai benissimo quello che volevo dire. No, papà, dovete scusarmi. È così che mi si ubbidisce? Non ti ho raccomandato 100 volte di venire a riferire sempre tutto quello che vedi? Sì, papà. E non hai visto niente oggi? No, papà. Sei proprio certa? Certissima! Meglio così, allora ti farò vedere qualcosa io, eh? E non mi viene a dire che c'era un uomo nella stanza di tua sorella? E questo è per insegnarti a non mentire! Aspetta, papà. Ti prego, siediti. Ti racconterò tutto, ma non dire all'Angelica che te l'ho detto. Bene.
Allora, devi sapere che è entrato un uomo nella stanza dell'Angelica quando c'ero io. E allora? E lui ha detto di essere il maestro di canto. Bene, bene, il cerchio si stringe. E poi? E poi va da Angelica. E allora? E gli ha detto, va via, così mi farei impazzire. E allora? E lui non se ne voleva andare. E cosa le ha detto? Ma un sacco di cose che non ricordo. Ma cosa, per esempio? Ma che qui, che là... Ah, che era la più bella del mondo! E poi? Poi si è buttato in ginocchio. E poi? Poi gli ha baciato la mano. E poi? Poi è arrivata la madre e gli è scappato dalla finestra. E non hai visto nient'altro? No, papà. Eppure qualcosa mi dice che tu hai visto qualcos'altro, ma non me lo vuoi dire. No, papà, ve lo giuro. Sì, sì, va bene, va. Vattene, va, vattene. E controlla tutto. Stai attento a tutto. Sì, papà. Oh, mio. Quanti imbrogli. Non ho più tempo neanche per pensare alla mia malattia. Non ce la faccio più. Allora, oh. Fratello mio, come va? Tutto a posto? Oh, male, malissimo. Ma come malissimo? Sono stanco, che più stanco non si può. Ma tutto questo è seccante. Non ce la faccio neanche a parlare. Pensa, io ero venuto a proporti un partito per Angelica. Angelica? Non mi parlare di quella spudorata svergognata. Io tempo due giorni e la sbatto in un convento. Ah, vedi, così mi piace. Ti è tornata un po' di energia, è segno che la mia presenza ti fa bene. Ma parleremo dopo di affari. Piuttosto voglio metterti al corrente di uno spettacolino che ho visto l'altra sera. Ballerine bellissime, gambe lunghe, una chicca, ma ne parleremo meglio bevendo qualcosa. Io sicuramente un bel bicchiere di vino rosso. Eccomi qua. E tu magari uno di quei bei lassatini, oh, che ti piacciono tanto. Che meraviglia, grazie, bravo. A dark, secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. If old Fernando's hideaway, you're late. All you see are silhouettes, and all you hear are passing heads. Allora, fratello mio, varrà un paio di ricette del dottor Fecis, quello che ti ha portato, no? Era proprio buono quel lassativo, signore! Sì, 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 sì. Senti, Arcanna, prima di fare due chiacchiere. Ma sì, perché no? Oh, un momento. Torno subito! Ah! Ah! Il vostro bastone, signore! Senza non vi potete reggere in piedi! Avete ragione! Oh, oh, vi prego, signor Berardo! Non abbandonate la causa di vostra nipote. State tranquillo. Farò del tutto pur di aiutarla. Io un'idea ce l'avrei. Bisognerebbe far visitare vostro fratello da un medico di nostra fiducia. Qualcuno che screditasse i metodi del dottor Pecis. Ma dato che non ho nessuno sotto mano, ho deciso di giocare d'astuzia. Cioè? Col trucco da farsa. Può darsi che tutto quanto finisca in malo modo, oh, oppure a ridere. Oddio. Lei faccia la sua parte, oh, e al resto ci penserò, oh, io. Oh. Oh, fratello mio. Ah. Stai meglio, oh, Organo? Oh, oh. Senti, fratello mio, ora mi devi fare una promessa. Mi devi promettere di non arrabbiarti durante la nostra conversazione. E chi se lo sogna? E quindi posso parlarti così da uomo a uomo? Sì. E dirti tutto quello che penso? Oh mio Dio, ti ho già detto di sì! E allora mi spieghi per quale ragione, ricco come sei, hai deciso di chiudere tua figlia in un convento? E mi spieghi tu per quale ragione esistono i padroni di casa?
Sbaglio, spetta a me in casa mia decidere quello che credo meglio. Visto che è tua moglie Belina che ha deciso così di disfarsi delle due bambine, credo sia per carità cristiana che arde dalla voglia di vederle monache e chiuse in un convento. Sempre a tirare in ballo quella povera donna, eh? Tutte le colpe sono le sue, tutti ce l'hanno con lei. No, no, lasciamola stare. È una donna superiore ad ogni calcolo. No, no, no. Lei ha un amore inimmaginabile per la famiglia. E poi l'amore che nutre per te, nessuno lo crederebbe. Ma neanche l'amore che riversa verso le bambine. No, no. Un vero angelo del focolare. Sì, sì. Ma cambiamo discorso e torniamo a tua figlia. In base a quale logica tu vorresti farne la figlia di un medico? La moglie di un medico. In base alla logica per la quale un genero medico andrebbe bene alla mia situazione. Oh, ma non è una logica conveniente per lei, se permetti, visto che si è presentato un partito che andrebbe molto, molto meglio. Sì, ma se permetti, l'altro andrebbe molto, ma molto meglio per me. Oh, scusa, ma il marito che deve prendere per chi deve essere, per te o per lei? Ma deve essere caro sia a lei, ma anche a me. Perché io in casa mia voglio solo persone che mi facciano comodo. Oh, e allora secondo questa logica che farai? La bimba quando sarà cresciuta la darai per moglie a un farmacista? Bella idea, perché no? Ma è possibile che i tuoi medici e i tuoi farmacisti ti abbiano rimbambito fino a questo punto? È mai possibile che tu voglia essere malato a dispetto del prossimo e della natura? Berardo, ma che cosa stai dicendo? Sto dicendo a Gunn che non ho mai visto un uomo meno malato di te e che vorrei averla io una salute di ferro come la tua. E la prova che quello che ti sto dicendo è vero è che con tutte le medicine che hai preso ancora hai conservato tutte le tue capacità funzionali e le cure che hai fatto ancora non ti hanno fatto crepare. Ma lo sai tu, dico lo sai che sono proprio loro a tenermi in vita. Poi dal Fecis, vai a sentire che cosa ti dice. Ti dirà che se per 3 giorni lui non si prende cura di me, io sono spacciato. Quello si prenderà talmente cura di te che ti impacchetta dritto dritto per l'altro mondo. Benardo, mi vuoi dire allora che non credi nella medicina? No, e non credo quale ragione ci sia a doverci credere. Tu non credi in una scienza riconosciuta da tutti? In una scienza che è quasi una religione fin dal principio dei secoli. Lungi dal considerarla una scienza, e poi io credo che sia una delle più grosse idiozie che circolino tra gli uomini. Ma dimmi tu, se può esistere una cosa più grottesca di quella di un uomo che si mette in testa di guarirne un altro? Ma perché non vuoi che un uomo possa guarirne un altro? Ma perché la macchina del nostro organismo è un mistero. È un mistero ancora oggi. E la scienza brancola nel buio, perché la natura ci ha messo davanti agli occhi dei veli troppo spessi per poterci capire qualcosa. E allora, a conti fatti, mi vuoi dire che i medici non ne sanno niente? Oh, certo, sanno moltissimo di scienze umane, sanno nomenclare le malattie con nomi di origine greca o latina, ma in quanto a guarire le persone, non so davvero se ne siano capaci, o piuttosto sono molto più capaci a guarire i loro bisogni economici. Comunque resta il fatto che i medici su questo argomento ne sanno sempre più degli altri. Sanno anche quello che ti ho detto. Tutto il prestigio della loro professione si basa su un gergo pomposo, su un bla bla fasullo, grazie al quale ti regalano solo promesse. Scusa, sai, ma al mondo esistono migliaia di persone intelligenti e realistiche come te. E quando queste si ammalano, cosa credi che facciano? Chiamano il medico. Questa è la prova della nostra debolezza, non certamente della validità della medicina. Ma dovrà pure essere un sistema valido la medicina, visto che i medici sono i primi ad accettarla per sé. I medici, Argan, si dividono in due categorie. C'è chi è schiavo di un'illusione collettiva della quale approfitta e c'è chi ne approfitta pur non essendone schiavo. Il tuo dottor Fecis, ad esempio, è un uomo tutto medicina, dalla testa ai piedi. Sì, sì. Egli crede alla medicina più che a qualsiasi altra dimostrazione matematica, ma certo di questo noi non potremo mai fargli una colpa, certo. Perché egli ti spedirà il creatore con la più candida e innocente buona fede.
La verità è che tu hai il dente avvelenato contro il Fecis, ma lasciamo perdere questo argomento. Veniamo al sodo. Cosa bisogna fare se si è malati? Niente! Come niente? Niente, Argan. Il nostro organismo da solo rinasce dal disordine in cui è caduto. Sono i nostri nervi, sono le nostre preoccupazioni che rovinano tutto. Credimi, Argan, l'uomo muore delle proprie cure, non delle sue malattie. Oh, bravo! Sentire a te si direbbe che tutto il sapere dell'universo è chiuso nella tua mente. Adesso ne sai più te di medicina, di tutti i più grandi clinici. Guarda, io non voglio fare certo proseliti contro la medicina, io esprimevo un parere personale. Ognuno può fare quello che vuole a proprio rischio e pericolo, no. Certo, mi sarebbe piaciuto liberarti da questa ossessione. Senti, perché non andiamo a vedere uno spettacolo di Molière su questo argomento? Magari ti diverti. Molière? Oh, lo trovo così disponente, lui e le sue commedie. E poi trovo così puerili i lazzi verso persone di primo ordine come sono i medici. Guarda che Molière non prende affatto in giro i medici, egli si limita a mostrare il ridicolo della medicina. Ma che ne sa Molière? Ma di che si impiccia? Adesso arriva Molière, lui, e si mette a sindacare sulla medicina. Ma va là che è un cialtrone. E la smessa addirittura a personaggi di farsa, persone che sono fior di professionisti. La smetta di far proseliti. Nelle sue commedie recitano solo attori di quart'ordine. E poi i suoi personaggi sono tanto ridicoli come le persone che vanno a vedere i suoi spettacoli. Che pagliacci! Ma lasciamo perdere, vai, cambiamo discorso. E allora, tanto per cambiare discorso, ti dico che se anche una figlia fa un po' di resistenza, non è giusto per questo prendere la decisione brutale di chiuderla in un convento. E anche nella scelta di un genero bisognerebbe essere più assennati e non agire in base soltanto alle proprie convenienze. Piuttosto bisogna capire i desideri di una figlia, perché il matrimonio, caro mio, dura tutta una vita. Oh, Berardo, con il tuo permesso. Ma cos'è? Farmi questo piccolo cristere, ma è questione di un secondo. Ma dai, lo farei un'altra volta, pigliati un po' di riposo. Caro re, passate più tardi, al massimo domani mattina. Voi! Dico voi, di cosa vi mischiate? Come vi permettete di mettere in discussione una prescrizione medica e di impedire al Signore di farci il mio intero crisma? E proviamo a ridere la vostra faccia tosta. Si vede benissimo che voi non siete abituati a guardarle in faccia, le persone. C'è poco da scherzare sul mio mestiere. Ho altre cose da fare. Io ho regolare ricetta e avrò cura di trasmettere al professor Fecis che mi si impedisce di fare le sue prescrizioni e di far fronte al mio ufficio. Fratello mio, ora scoppierà una tragedia per colpa tua. Una tragedia? Una tragedia perché hai rifiutato un cristiano del dottor Fecis. Beraldo, torno a ridirtelo. Ma quando mai ti passerà questa malattia dei medici? Beraldo, non mi far arrabbiare, eh? Tu parli di medicina come uno che sta bene, ma tu mettiti fuori i miei panni e poi vediamo se non cambi discorso. Ma che è facile sentenziare contro la medicina quando si scoppia di salute! Belle notizie! Mi sono arrivate all'orecchio, mentre ero giù, di fronte al portone. Mi è stato detto che qui si ride delle mie ricette. E mio fratello? Qui dentro si contesta la terapia che prescrivo. No, non è vero. Si osa all'innosare, si sovverte ogni regola, a tal punto che il paziente si ribella al proprio medico. È inaudito. Un mistero che mi ero premurato di dosare io stesso. No, è stato con queste mani, piene d'amore e d'affetto, ideato e strutturato secondo i criteri più aggiornati. È stato mio fratello che avrebbe portato nell'intestino un effetto meraviglioso. Hai sentito, peraltro? Lo si restituisce al mittente come fosse un pacco qualsiasi. È uno scandalo. Un reato di lesa facoltà al quale nessun castigo può bastare. Considero notte
tutte le nostre relazioni. Ma è stato mio fratello! E non intendo più allacciare nessun rapporto di parentela con la vostra famiglia. È per dare un taglio netto a quelli che sono oramai i nostri passati legati. No, professore, no. Questo no. È l'atto di donazione in favore di mio nipote. No, per il suo prossimo matrimonio. No, professore, no. Ecco qua. No! Ma la colpa è tutta di mio fratello! Rifiutare il mio clistero! Portatelo subito, me lo faccio in un istante! Vi avrebbe liberato in un maletto. Vi avrebbe spurgato tutte le tossine e buttato fuori tutti i residui tossici. Tutte attenzioni sprecate. Una dozzina di purghe, non di più. E avremmo svuotato il fondo del sacco. Ma visto che le mie prescrizioni non riscuotono i favori del paziente. Non è vero. Visto che si preferisce mettere in discussione il rapporto di dipendenza nei confronti del medico. Non è stata colpa mia. Non mi resta che augurarvi di risolvere da solo, con le vostre sangue energie, i vostri problemi di confusione intestinale, sangue infetto, secrezioni sbagliate, stipsi, fautolenze, intasamenti e generiche, putrescenze di umore. Lasciamolo marcire! Padre Santa, no! Elementi per i quali predico entro 3 o 4 giorni un tracollo senza possibilità di ripresa. Oh, Madre Santa! Una bradipepsia! Da qui! No, professore, no! Alla dispepsia il passo è molto breve. No! Dalla dispepsia all'apoplessia, con conseguente paralisi delle attività gastriche. No, professore! Dissenterie che non di rado si presenteranno, accompagnate con un'invasione di liquidi nei tessuti. In una parola, idropisia! E di idropisia, e di decesso, cessazione della vita. A cui vi avranno condotto i vostri folle comportamenti. Mi hai ucciso. Ma cosa dici, Argan? Già me lo sento, che la medicina si viene mica. Tu sei matto. E come fratello non posso permettere che tu dia questi spettacoli. Svegliati per la miseria e liberati da questa ossessione. Ma hai sentito anche tu che fine misera mi si prospetta, Beraldo? Sei proprio rimasto un bambino. Mi sono rimasti se no 3 o 4 giorni. Adesso tracollo! Tracollo! E da quando ha detto tracollo ad ora? Mi spieghi cos'è cambiato? Ma cos'è il tuo dottor Fecis? Un mago che detiene il filo della tua esistenza e lo allunga, lo accorcia secondo il suo insindacabile giudizio? Argan, se proprio non puoi fare a meno di un medico, almeno sceglitene uno con il quale tu possa correre meno rischi. Ma no, Argan, ma il Fecis sa tutto di me, ormai mi conosce e sa quello che mi ci vuole, e sa quello che mi ci serve. Strano e cocciuto. Signore, di là c'è un medico che chiede di voi. Un medico? Chi? Ah, un medico della medicina. No, voglio dire, chi? Come si chiama? Ah, non lo so. Ma il fatto strano che assomiglia a me, siamo come due gocce d'acqua. Ah, se avessi avuto un'idea diversa di mia madre, povera, santa donna, direi che subito dopo aver seppellito mio padre potrebbe aver preso dimora in un altro letto e potrebbe avermi regalato un fratello. Siamo identici. E farò entrare. Ha sentito, Argan? Mi raccomando, questa volta cerca di non farmi fare brutte figure e di non crearmi altri problemi. Stai tranquillo. Fammi parlare a me, perché tu, capito? Vedrai che andrà tutto bene. Le malattie le conosco io e parlo io. Tu? Vogliate gradire la mia presenza? È un ricchissimo campionario di purghe, lassative e clisteri di cui sicuramente avrete bisogno. Ma
questo sembra davvero Antonia. Scusate, ma ho dimenticato di lasciare un compito per il mio domestico. Oh, in un baleno. La miseria, Belardo. Ma se tu l'avessi visto per strada, non avresti detto che era Antonia. In effetti la somiglianza è impressionante, però dicono che al mondo sono fatti abbastanza comuni. Il signore desidera? Cosa? Ma non avete suonato? Io no. Ah, bella, si vede che mi avranno fischiato le orecchie, con permesso. Un momento, un momento! Vieni, fermati più un attimo, voglio vedere quel medico come ti somiglia. Sì. Come se non avessi nient'altro da fare, e poi l'ho già veduto abbastanza, signore. Direbbe che è la stessa persona. Come ti stavo dicendo prima, dicono che al mondo ognuno di noi ha un gemello identico. Quindi siamo tranquilli. Ma siamo sicuri? Perché è una somiglianza, troppo somiglianza. Oh, scusatemi, signore, se non ho resistito alla voglia di conoscere un malato illustre come voi. Ma si parla così tanto di voi in città che la curiosità è stata più forte delle buone mani. Ai vostri ordini. Signore, vedo che mi guardate con insistenza. Quanti anni mi date? Direi 26, 27 al massimo. Ne ho 90. 90? Sì, signore, mi porto bene, vero? Sì, veramente un bel giovane decrepito con tutti i vostri 90 anni. Sì, sì, sinceramente un gran bel pezzo di anziano. Ecco uno dei miei segreti, come mantenersi giovani, belli, freschi e tanti. Io sono un medico ambulante che va di città in città, di regno in regno, di provincia in provincia, in cerca di casi rari e famosi, di persone degne adatte a sperimentare le mie cure in campo medico. Lo dico subito, signore, non mi interessano le solite malattie insipide come febbretta, mal di testa e emicranio. Io voglio fior di malati, belle febbre croniche, pesti da lazzaretto, idropisia all'ultimo stadio, polmoniti con tanto di caverne ai polmoni. È lì che trionfo, è lì che sono il re, il principe del catarro, il re della polmonite, l'imperatore della diarrea! Signori, io vorrei che voi abbiate tutti questi mali che vi do anche. Vorrei vedervi ridotto alla disperazione, abbandonato da tutti quanti, per dimostrarvi l'efficacia dei miei rimedi e la gioia che avrei nell'aiutarvi. Lusingato dalla vostra bontà e dal vostro zelo. Scusate. Ah, questo polso non batte. Ma ti farò battere io, canaglia. No, batte, batte. Scusate, chi è il vostro medico, signore? Il professor Fecis. Fecis, 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 mai sentito. A cosa imputa il vostro male? Quali disturbi accusate? E lui sostiene che dipende dal fegato, ma altri dalla milza. Ignoranza di polmoni che voi soffrite! Di polmoni? Sì. Quali sono i vostri disturbi? Di quando in quanto mi vengono come dei mal di testa. Appunto, i polmoni? E poi mi viene come una nebbiolina davanti agli occhi. Lo dicevo, i polmoni! E poi il cuore mi fa come dei balzi. Oh. Tipico dei polmoni! E poi ho dei forti mal di pancia, come se fossero delle coliche. Ve l'ho detto, i polmoni. Ma signore, vi piace mangiare? Oh, certo. Ebbene, vi piace bere. Adoro il mio. E dopo aver mangiato non avvertite come un senso di sonnolenza, di rilassatezza. I polmoni lo fanno spesso, lo sapete? E quale dieta vi hanno prescritta? Passato di verdura. Ignoranti. Brodo. Ignoranti. Gallinaressa. Ignoranti. Vitella. Ignoranti. E poi la sera prugne cotte per agevolare le funzioni. Ah, ignoranti, ignorantum, ignoranta. Dato che siete anemico, mio signore, scrivete bistecche di manzo per due, maiale a volontà, formaggi grassi e piccati, come gli olandesi, e chiudete il pasto con polenta e riso
e bei cialdoni di panna per confutinare ed incollare. Signore? Il vostro medico è un vero somaro. Ve ne manderò uno io. E di tanto in tanto verrò a farvi visita fin quando ci sarà la mia permanenza in questa città. Ai vostri ordini, dottore. Ai vostri ordini. Ai nostri ordini. Ma, scusate, ma cosa ci fate con questo braccio? Io al vostro posto me lo sarei fatto amputare. Amputarmi un braccio? Ma certo, ma vedete che succhia tutta quanta l'energia a discapito dell'altro. Sì, ma è un braccio che mi fa comodo. Ma sì, ma anche il vostro, anche adesso. Ma cavatelo! E cavarmi un occhio. Ma certo, pongo tutto in sangue per sé. Ma datemi retto, una volta tolto il destro. No! Verrete molto meglio con il sinistro. Sì, ma non credo ci sia. Ah, dimenticavo che devo andare per un consulto per un povero medico. Che è morto ieri. Arrivederci. Arrivederci, dottore. Arrivederci. Oddio santo. Oh, il braccio. Oddio. Argan. Ho ascoltato tutto. Un medico risoluto, a quanto pare. Sì, ma mi sembra un po' troppo sbrigativo nel fare le diagnosi. Come tutti i grandi medici. Sì, ma amputarmi un braccio e cavarmi un occhio perché l'altro sia meglio. Preferisco 100 volte sia male, allora. Bella vita. Non che questo. No. Senti, Argan, visto che è andata come è andata col Fecis, che ne diresti di riparlare di quel partito per Angelica? Ah, Peraldo, non ricominciamo. A questo punto Angelica piglia e parte per il convento, perché ha disubbidito alla mia volontà. Oh. E poi l'ho capito che c'è un amorazzo lì sotto. Sì? Sì. Ah. E ho anche scoperto che se la fa con uno in gran segreto. Sì, ma lei non lo sa che io lo so. Beh, ma quando è così tanto meglio. È innamorata, cosa c'è che ti offende? Tutto corre verso un onesto matrimonio. Cosa c'è che non va? Benato, ormai ho deciso. Angelica prenderà il velo. Ho deciso. Di piuttosto che ha deciso qualcun altro al tuo posto e che tu vuoi farle piacere. Ma come sei monotono. Sempre a tirare in ballo quella povera donna, eh? Ma di piuttosto... Che è mia moglie che ha sullo stomaco allora. Sì, Argan, visto che ci stiamo parlando con sincerità, è proprio di tua moglie che voglio dire. E così come non sopporto vederti rimbambito dai tuoi medici e farmacisti, allo stesso modo non sopporto vederti rimbambito da tua moglie. Non è uno spettacolo che mi diverta come fratello vederti saltare da una trappola all'altra come un vecchio bestione ammaestrato. Signore, non è giusto che voi parliate così della signora. La signora è una donna senza secondi figli. Sì. La signora è una donna che ama il Signore. Sì, fatti dire tutte le carezze che gli fa. Ma certo, io ne sono testimone. E tutte le apprensioni per la mia malattia. Ma sicura? E tutti gli impicci e le pene che si prende per me. Ma certo, signore. Credo, signore Brando, che non ne siete persuaso. No. Volete provare qui sotto i vostri occhi come la signora ama il Signore? Proviamo. Volete toccare con mano? Certo. Mettetemi qui. Fingetemi morto. La signora sta qui. Ah, sì? Sì. Vedremo che effetto le farà quando le daremo la notizia. Ah, ma mi raccomando, non esagerate. Non vorrei che venisse dal dispiacere. No, ci penso io. Mentre voi, signor Grando, vi nasconderete in quel cantone. E mi raccomando, signor Grando, preparate i fazzoletti nel vedere... Il dolore di una donna innamorata. Non è che ci sia qualche pericolo nel fingersi morti, ma, no? No, signore. Che pericolo volete che ci sia? Eccola. Oh mio Dio, che orrore, che cosa terribile! Questa cosa c'è? Signora, che cosa terribile, vostro marito, signora! Diamine, Antonietta, vuoi dirmi cosa è successo? Vostro marito è morto! Sì, signora, un momento fa ancora non lo sa nessuno, eravamo qui che parlavamo e un momento dopo eccolo qui lungo sulla poltrona, stecchito! Sei sicura? Sicurissima! Ma sicura, sicura? Certo, signora! Sì!
morto che se ne va. Antonietta, ma smettila di fare tutte queste sceneggiate. Oggi è il più bel giorno della nostra vita. Ma io pensavo che bisognasse piangere qualche lacrima, signore. Ma va, ma non ne vale la pena. Ma che cosa è andato perduto con quell'essere lì? Un essere disgustoso, sempre a sciacquarsi la pancia con purghe e clisteri, a tossire, a scatarrare, a colare moccio. Un impiastro sudicio e disgustoso per chiunque lo servisse di giorno e di notte. Ah, questa sì che è una bella orazione funebre, signora. Antonietta, ti prometto che se il mio progetto va in porto c'è una bella fetta anche per te. Adesso aiutami a portarlo di là. Visto che nessuno sa niente, grazie al cielo, portiamolo nel suo letto. Aiutami a mettere la cara salma a bagno Maria, così che si conservi. Ci sono delle carte, ci sono dei soldi, io voglio la mia parte. Non è giusto che abbia passato gli anni più belli della mia vita accanto a questo manso d'uomo e che non me ne venga niente in tasca. Ma svelta, prima di tutto, prendiamo le chiavi. Attenta. Ma dove sono? Calma! È brava, mia signora moglie! È questo il bene che mi vuoi! Sinceramente grato per il tuo attaccamento! È stato tutto deliziato dalla prosa del tuo elogio funebre. Ti farò scrivere da te anche il prossimo. Ma questo mi servirà da monito! Così sarò più caldo nel firmare qualsiasi incartamento mi dovessero proporre serpenti astrali come te e i tuoi amici scribacchini! Hai visto, Gian? Sinceramente, signore, non mi sarei mai aspettato da vostra moglie un atteggiamento simile. Sta rientrando anche vostra figlia. Fingetevi morto. Vediamo un po' che effetto farà su di lei la sua morte. Al punto in cui siamo, tanto vale di sapere cosa pensa di voi l'intera famiglia, non trovate? Sì, è vero. Eccola. Oh mio Dio, che errore, che cosa terribile! Antonietta, che succede? Signora! Diamine, Antonietta, mi vuoi dire cosa sta succedendo? Signora, vostro padre è morto! Morto? Sì! Ma sei sicura? Sicurissima! Un momento fa eravamo qui che parlavamo e un momento dopo ecco qui lungo tra le mie braccia stecchito, no! Ho perso mio padre e per lo più mi tenevo in collera l'uno con l'altro. Questo pensiero non finirà per distraziarmi. Adesso come faccio? Come posso pensare di sostituirlo? È un dolore insopportabile. No. Angelica! Angelica, che so? Che io mi ero preparato tutto un bel discorso, mi ero deciso di parlargli apertamente con il cuore in mano e chiedergli il permesso di sposarmi. Carità, grazie, non parliamo di più. La parte di mio padre cambia tutto. Ho deciso. Vado in convento. Sì, papà, io ho resistito mentre ero in vita, ma almeno vivrà nelle tue volontà. E io rimarrò così al dolore che non mi sono mai perdonata di averti dato. Giuro che ti obbedirò! Fatti abbracciare in segno di promesse e pentimento, oh madre! Figlia mia! Non sono morto! Mi sono finto morto per vedere come sei fatta! E sono felice di aver visto come sei fatta! Sei stata figlia mia! Figlia delle mie viscere! La sorpresa più bella al mondo!
gli occhi. Ve lo chiedo in ginocchio. Cosa? Se non approvate Cleante, se non volete che lo sposi, vi scongiuro e vi prego. Non costringetemi a sposare qualcun altro. Tutto quello che vi chiedo. Vi prego, signore, fatevi toccare dalle sue preghiere, anche da me. Non siate contro il nostro amore, vi prego, non siate contro una cosa così bella. Come fai a non commuoverti, Argan? Ma il vostro cuore non mi dice niente, signore. Faccia il medico e poi ne riparliamo. Sì, se si farà medico, gliela farò sposare. Vi costerà tanto fare il medico? Me no, 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 medico, farmacista, qualsiasi cosa. Ve lo ripeto, qualsiasi cosa. Pur di mettermi dentro casa quest'angelo. Mi è venuta un'idea, Argan, ma perché il medico non lo fai tu? Così invece di far figurare dagli altri, ti curi di te. Ma certo, signore, e poi non c'è malattia che la sappia più lunga di qualsiasi medico. Beraldo, ma per una volta cerca di fare il serio. Io adesso alla mia età mi metto a studiare medicina. Studiare? Ma cosa studiare? Io vorrei trovarlo un medico che ne sappia più di te. Ma bisogna avere una laurea, conoscere il latino e prescrivere le cure, riconoscere le malattie. Ma cosa credi? Che ci si improvvisi medico? Oh, ma ci sono le lauree ad honorem. E una volta che tu indossi toga e berretto, sei già padrone della materia più di quanto tu non creda al giorno d'oggi. Scusa, allora è come una specie di iniziazione, di investitura, già sufficiente di per sé a fare di te un esperto in malattia. Certo, è soltanto una questione di ruolo. E una volta che tu indosserai toga e berretto, tutte le bestialità che ti usciranno dalla bocca assumeranno una logica e un senso. E non sarai più un cretino qualsiasi, ma un cretino certificato. Ma sicuro, signore, basta un po' di trucco e metà medico è fatto. Senti, vuoi sostenere gli esami subito? Qui. Come subito? Sì, sì. Qui, qui in casa mia. Certo, ti abilitiamo subito. Io ho degli amici in facoltà i quali non avranno niente in contrario affinché il candidato sostenga gli esami a casa sua. Ma mi faranno delle domande. E cosa gli rispondo? Cosa gli dico io? Ma è un questionario già precompilato con tutte le risposte già fatte. Non ti preoccupare, non uscirà un soldo dalle tue tasche. Piuttosto, vatti a mettere un vestito decente. Su, io vado a chiamarti. Proviamo anche questa. Signor Beraldo, ma che riunione è mai questa? E poi questi medici, questi amici, ma voi davvero volete riunire un congresso di medici qui? Ma qual è il vostro piano? È di passare una piacevole serata. Vedete, io ho degli amici soltanto tra gli attori, i quali hanno messo a punto un balletto, una pantomima che parla proprio dell'esame di un medico. Naturalmente mio fratello avrà la parte del protagonista e noi ce la godremo. Poi ognuno di noi potrà scegliersi un ruolo, non ci riconoscerà nessuno. Questo carnevale ce lo permette. Siete pronti? Su! Si va in scena!